uno in più, un marchio in più, mentre ci sono tanti produttori che stanno cercando di capitalizzare su una storia lunga decenni, se non più di un secolo, sul mercato. Ci sono marchi che poi puntano ad avere anche una nuova storia, andando semplicemente a riscriverla tramite l'utilizzo di nuove tecnologie, come ad esempio appunto la tecnologia elettrica di propulsione, ma per quel che riguarda i nuovi produttori puntano a riscrivere tutto da zero, come nel caso di Zeekr. Questa è la X ed è il secondo modello che andiamo a scoprire del marchio di proprietà sempre di Geely, quindi la galassia Geely, che porta necessariamente ad avere anche dell'integrazione a livello tecnico e tecnologico tra diversi marchi, diversi modelli. In questo caso però è comunque un SUV, un crossover all'interno di un segmento molto molto richiesto, 4,45 m, anche se non si direbbe, come si suol dire, perché vedete che l'integrazione proprio dell'arco ruota subito vicino, proprio quella che poi la punta estrema il frontale dell'auto, mentre nella parte retrostante abbiamo appunto gli stessi sbalzi molto ridotti, vanno comunque a far sembrare questa automobile molto più compatta. Nella pratica, in realtà, questa automobile è lunga comunque 4,45 m, quindi pieno segmento C. Seduta alta, rialzata, da SUV, da crossover, chiamatele come volete, comunque fatto sta che questa vettura punta anche su una trazione integrale, che è particolarmente interessante perché porta ad avere tanta tanta potenza e soprattutto tanta trazione. Lo vedremo poi nella parte guidata, ci sono un bel po' di cose da scoprire. Parto ovviamente subito dal design, un design ovviamente molto tagliente, con forme enfatizzate da questi elementi luminosi che corrono nella parte anteriore. Subito sotto poi troviamo ancora i fari anabbaglianti. È un abitacolo comunque ben costruito, quello che poi troviamo all'interno di questa Zeekr X. Passo subito a farvelo vedere perché ci sono delle caratteristiche importanti dal punto di vista del design, perché suona davvero come qualcosa di nuovo, sia per quel che riguarda le forme. Guardate anche il volante con questi tasti così, che sembrano quasi quelli di un joystick, in realtà poi si controllano semplicemente verso l'alto, verso il basso, oppure lateralmente senza grossi problemi. Sono esattamente gli stessi che poi troviamo su tante altre vetture a livello di funzionalità, ma a livello di design invece no. E abbiamo effettivamente una nuova reinterpretazione di tutti quei comandi, quei pannelli che sono necessari, ma che qui vengono reinterpretati a livello di design con l'integrazione di materiali pregiati, perché nella parte alta in questo caso, e siamo sulla top di gamma, abbiamo un inserto in pelle ripreso anche qua sotto, con appunto, guardate, anche i comandi dei finestrini, che comunque hanno un loro design specifico, particolare, qualcosa di diverso. Effettivamente qua lo abbiamo. Grosso tra l'altro l'integrazione dell'ADAPT display, anche qui interessante perché va a riprodurre in realtà aumentata quelle che sono le informazioni fondamentali, quindi ad esempio la navigazione direttamente sullo schermo mi indica la strada da prendere senza rischio di perdere la svolta. Strumentazione digitale davanti a me, ricca di informazioni, forse quasi fin troppe. Avrei preferito qualcosa di più piccolino, un po' più in stile Volkswagen, ma comunque c'è tutto quello che serve. Leva del cambio e comandi fondamentali dei tergicristalli e delle luci. Mentre per quel che riguarda la parte centrale, qui ci sarebbe da dedicare un video a parte sostanzialmente. Un software sviluppato in gran parte da Zeekr, partendo da un open source che è quello di Google, ma con una personalizzazione fortissima, non solo per quel che riguarda le icone, ma abbiamo anche delle funzionalità molto interessanti, tra l'altro del tutto riprese da Tesla. Quindi qua è evidente il fatto di richiamare quell'esperienza tipica, fortemente tecnologica, con un'integrazione del 5G in auto illimitato, quindi con una connettività ai massimi livelli. Abbiamo comunque tutto ciò che può servire per tutti coloro che davvero vogliono la tecnologia al massimo livello in auto. Se non possono fare a meno di queste funzionalità, questa è la vettura veramente, questo è l'approccio più che altro costruttivo di alcuni produttori, che è pensato per loro decisamente. Vi faccio vedere due cose che secondo me sono una curiosa e una interessante e soprattutto utile. Parto per quel che riguarda le telecamere, anzi in realtà non è da qua, ma possiamo andare a vederlo da qua sopra. Modalità Sentry Mode, viene chiamata proprio così anche da Zeekr, quindi vedete che possiamo vedere tutte le varie clip registrate di recente negli ultimi minuti. Vi faccio vedere anche questa, che è particolare, il fatto di poter visualizzare appunto dove era la vettura, con qua sopra alcune icone, come ad esempio la pressione dell'acceleratore, oppure varie altre funzionalità, se avevamo la cintura allacciata, insomma tante cose in più che possono essere utili per l'assicurazione, ok? Nel momento in cui poi invece ci troviamo con la vettura ferma, chiaramente l'automobile può registrare se ci sono danni, oppure una vettura ci viene addosso mentre parcheggiata, insomma, per registrare sempre qualche cosa in più può essere davvero utile in questo senso. Ma chiaramente possiamo ancora andare a vedere un'altra cosa interessante, ossia
questa modalità che serve per prendersi una pausa. Da cosa? Beh, evidentemente dalla guida. Nel momento in cui vi trovate magari a fare una ricarica mentre viaggiate, a quel punto avete la modalità che vi permette di prendervi un break, diciamo così. Quindi abbiamo poi una replica tramite i sistemi audio di una sinfonia dedicata, ma ancora possiamo banalmente vedere il sedile reclinato per permetterci di rilassarci. Insomma, qualche cosa che va ad unirsi in più a un'esperienza d'uso. Serve del tempo per ricaricare queste vetture quando si viaggia soprattutto, e allora in quel caso è necessario comunque avere, magari andare ad integrare anche nell'esperienza d'uso queste funzionalità. Ditemi voi se è utile oppure no, questo sta sempre poi alla fine alla percezione dell'utente. Mi piace moltissimo il fatto di poter utilizzare questo vano per la ricarica induzione, tra l'altro anche con un blocco subito sotto che mi permette di tenere ben fermo il telefono, e comunque possiamo poi vedere anche nella parte sottostante uno spazio in più dove posso andare a posizionare ancora qualche cosina. Spazio ce n'è in abbondanza su questa vettura. Vi dicevo, una vettura pensata per la famiglia, pensata appunto per avere praticità. Guardate anche che carino questo, che permette magari appunto a una donna, una signora, di poter posare la propria borsa così, oppure andarlo semplicemente poi a ripremere. Abbiamo due porte USB che mi permettono di poter ricaricare tutti i miei dispositivi. Tantissima la tecnologia, tantissima l'abitabilità. Vi faccio vedere anche la parte posteriore, perché anche qui è fondamentale. Guardate lo spazio che ho a disposizione, veramente moltissimo per le ginocchia. E anche qui ritroviamo tutte le caratteristiche tipiche dell'elettrico, quindi tunnel centrale che non esiste, quindi abbiamo praticamente un fondo piatto, e abbiamo molta, molta capacità di poter ospitare anche passeggeri alti. Io sono alto 1,85 m, come vedete appunto riuscivo a stare molto comodo. Vi faccio vedere anche tramite la pressione del tasto qual è l'apertura del bagagliaio, un bagagliaio che si può aprire anche dall'interno sempre tramite il sistema di infotainment. Vi faccio anche notare questi pistoni, guardate quanto sono spessi e imponenti. Questa anche, insomma, una bella sensazione di solidità e di robustezza della componentistica. Vano bagagli ben fatto. Comunque abbiamo a disposizione un vano che permette effettivamente di ospitare un buon quantitativo di bagagli. Anche qui vedremo poi con il centro prove di poter verificarne la capacità reale. Subito sotto abbiamo ancora uno spazio in più magari per il vano di ricarica. Uno spazio buono, anche se appunto non esagerato. Una vettura che appunto ha delle caratteristiche interessanti che sono curioso di scoprire insieme a voi, quindi andiamo subito su strada per scoprire come va questa nuova Zeekr X. Eccoci al volante quindi della Zeekr X, una vettura che rientra all'interno del segmento C, come vi dicevo, quindi 4,45 m di lunghezza. È arrivato il momento di vedere come va su strada questa vettura. Un'auto che si prepone l'obiettivo di cercare di soddisfare tutti quelli che hanno bisogno di spazio all'interno, ma anche di avere un pochettino più di sprint in accelerazione, soprattutto quando vanno sulla Privilege. La Privilege è la top di gamma, quella che sto guidando in questo momento. Volendo poi c'è anche la versione d'ingresso, che comunque conta su 270 cavalli di potenza massima, direi più che sufficienti per poter togliersi anche qualche sfizio. Tra l'altro, nel momento in cui poi andiamo a spingere sull'acceleratore, questa vettura da ben 428 cavalli diventa veramente molto molto veloce, 3,8 secondi da 0 a 100. Sono numeri praticamente da supercar, sono fondamentali? La risposta è assolutamente no, visto che c'è tanto sempre di cui parlare riguardo a questo tema. Ci sono molti appunto che si chiedono se abbia senso puntare su queste potenze per vetture che poi dovrebbero essere ecologiche. La realtà è che questa vettura, e in generale le elettriche, hanno comunque la possibilità di avere tanta tanta potenza senza troppo sforzo, sostanzialmente, perché con i motori elettrici è possibile fare proprio questi raggiungere questi numeri di prestazione e raggiungere una densità in termini di cavallo per chili veramente molto molto interessante. Questo significa che quando vado sull'acceleratore la progressione è veramente spaventosa, senza però andare necessariamente ad aggiungere cosa? Del consumo ulteriore, che avreste invece con una vettura termica se voleste andare a ricercare il massimo livello di prestazione da parte di un motore, quindi tanta cavalleria. Con le automobili elettriche non è necessario. In effetti abbiamo
Una vettura che comunque con 543 Nm di coppia disponibile da subito è molto agile. Soprattutto un altro aspetto fondamentale è quello del rapporto peso-potenza. Essendo le batterie molto pesanti, vanno appunto ad innalzare il livello, la massa complessiva della vettura, quindi hai necessità di avere maggiore potenza. Ecco perché tendenzialmente su vetture comunque pesanti 2,5 tonnellate, che appunto non sono di per sé avvantaggiate a livello fisico tra le curve, hanno comunque tanta cavalleria. Questo è vero soprattutto sulle vetture di ultimissima generazione, che raggiungono anche facilmente, per così dire, 800 cavalli, cifre veramente esorbitanti. Però se andiamo appunto a considerare il rapporto peso-potenza, in realtà siamo all'interno di un rapporto 2,1-2,3 kg per cavallo, che tutto sommato è uguale a quello che poi possiamo trovare su vetture termiche che vogliono essere dichiaratamente sportive. Quindi la risposta al perché c'è tutta questa cavalleria è anche data proprio dal fatto che c'è una necessità di portarsi appresso tanto peso. Detto questo, chi acquisterà una vettura di questo tipo e la utilizzerà in città avrà appunto un consumo di energia paragonabile a vetture molto meno potenti, ma nel momento in cui vorrà spingere sull'acceleratore allora potrà raggiungere velocità siderali in un attimo e anche divertirsi un bel po' effettivamente, perché quest'auto è anche molto piacevole da guidare tra le curve. Ha molta trazione, abbiamo due motori come vi dicevo, uno davanti e uno dietro, e abbiamo anche un telaio particolarmente rigido. Questo significa quindi avere a disposizione un consumo di energia comunque paragonabile a una cavalleria più bassa in città. Quando ci troviamo fuori città o magari su un'autostrada, come in questo caso, a questo punto possiamo sfruttare le capacità di accelerazione per effettuare un sorpasso o portarci a velocità in un attimo, oppure su una strada secondaria e divertirci e non poco. Tra l'altro, attenzione, perché questa vettura mi incuriosiva tanto per la possibilità di provare per la prima volta personalmente la piattaforma SEA, piattaforma di proprietà del gruppo Geely, che va a racchiudere appunto tanti marchi differenti, ormai lo sapete. All'interno di questa galassia di marchi, la SEA è utilizzata anche ad esempio dalla Smart Hashtag One, verrà utilizzata forse in futuro anche sulla Mercedes classe E, classe B, sulle compatte, le varianti elettriche. Quindi qua appunto possiamo avere già una minima idea di quello che potrebbe essere proprio anche il futuro del marchio della Stella. Ma per quel che riguarda questa Zeekr X, beh, in effetti la resa su strada è molto valida. Questo è vero nella maggior parte dei casi, tranne nel momento in cui ci troviamo a viaggiare su un asfalto che ha degli avvallamenti pronunciati, soprattutto appunto degli ondeggiamenti magari del manto stradale, che portano la vettura a comprimersi molto velocemente e rimbalzare, comprimersi e rimbalzare appunto su questi avvallamenti. Questo porta a un comportamento che non mi è piaciuto in quella situazione, mentre al contrario nel momento in cui ci troviamo a viaggiare appunto su una strada più tortuosa, allora possiamo tranquillamente contare su un appoggio in curva che è veramente notevole, e appunto su una trazione che è anch'essa molto molto buona. Appunto quando andiamo comunque a gestire con l'acceleratore l'input di coppia alle ruote, riusciamo comunque a bilanciarla molto bene e a sfruttare anche volendo una motricità dell'automobile pensata anche in termini prestazionali. Poi nella pratica chi utilizzerà questa vettura su strada magari vorrà appunto la top di gamma, questa Privilege, comunque andrà necessariamente a ricercare la trazione in più quando serve, può essere il viaggio in montagna, può essere ancora quando piove, un senso di sicurezza in più. E poi quando si vuole appunto premere sull'acceleratore, allora la velocità sale veramente in maniera molto molto importante. Rispetto tra l'altro all'altra vettura del marchio Zeekr, la 001, che ho avuto possibilità di provare questa mattina, questa X si comporta anche meglio per quel che riguarda l'interazione con i comandi da parte del conducente. Cosa significa? Significa che l'integrazione ad esempio della frenata rigenerativa con il pedale dell'acceleratore è fatta molto meglio, quindi appena vado a rilasciare l'acceleratore a quel punto la frenata rigenerativa subentra subito, cosa che invece sulla 001 non mi è piaciuta, perché aveva una sorta di ritardo che era piuttosto fastidioso nella guida cosiddetta one pedal, quindi appunto con l'utilizzo di un solo pedale per accelerare e rallentare. In questo caso invece è stata integrata molto meglio. Stessa questione anche per il pedale del freno, che è molto più corposo, molto più facile da utilizzare anche nel momento in cui vogliamo applicare una frenata un po' più aggressiva, un po' più sportiva, diciamo così. Questo sempre andando a ricercare il comportamento, come dire, al limite di questa vettura, anche se, ripeto, chi acquisterà questa automobile probabilmente non sperimenterà mai un comportamento da sportiva, anche perché non è una vettura sportiva. È però una vettura che appunto può, volendo, magari per il guidatore un pochettino più smaliziato, toglierti qualche soddisfazione. Passiamo poi a quello che è la caratteristica fondamentale
totale di un'elettrica per capirne le caratteristiche anche di utilizzo durante la vita quotidiana, cioè la batteria, che tipo di voltaggio ha, qual è la potenza massima di assorbimento durante la ricarica e anche qual è poi la sua capacità e quindi la sua autonomia. Per quel che riguarda la capacità della batteria siamo a 69 kWh, mentre i chilometri percorribili massimi con una carica secondo il ciclo WLTP sono 425, sono 445 invece quelli per la versione con un solo motore, che è la versione d'ingresso, costa un pochettino meno, ha anche qualche accessorio in meno, ma al netto di questo torniamo al punto iniziale: come vedete non c'è una grande differenza in termini di percorrenza dalla all-wheel drive alla rear-wheel drive, nonostante ci sia una differenza importante, perché siamo sui 170 cavalli in più su questa versione all-wheel drive. Quindi, ripeto, non c'è tutta questa differenza se aggiungiamo cavalleria. Chiaro che poi questo dato andrà verificato più avanti. Zeekr punta ad arrivare sul mercato italiano nel 2025, probabilmente. Si vedrà poi strada facendo anche in base alla risposta del mercato nel corso dei prossimi due anni riguardo appunto le automobili elettriche, e se ci sarà spazio, magari sarà proprio il 2025, oppure poi valuterà appunto il marchio di poter ritardare ancora questo lancio sul mercato oppure di anticiparlo. Insomma, si vedrà strada facendo. Però questo di fatto è un po' quello che possiamo aspettarci per ora. Siamo comunque sui probabilmente 360-370 km di autonomia nell'utilizzo reale, almeno per quello che ho potuto vedere, e non l'ho risparmiata in questa prima presa di contatto, ma vedremo poi soprattutto il centro prove. Quando l'avremo a disposizione, allora a quel punto capiremo effettivamente quanto in realtà su strada si può fare. Questa è una cosa che ovviamente facciamo con tutte le vetture elettriche, tutte le vetture lanciate sul mercato italiano vengono portate al centro prove e viene fatta una prova completissima su tutto, vengono verificati tutti i dati dichiarati e portati effettivamente nero su bianco in scheda tecnica. Così facendo avremo la possibilità proprio di misurare l'efficienza e l'efficacia su strada di questa Zeekr e di tutte le altre vetture, paragonate proprio a ciò che già conosciamo, dove evidentemente il termine di paragone, se parliamo di elettriche, è sempre comunque il solito nome, ossia Tesla, anche se nel tempo comunque tanti altri marchi stanno arrivando, ma soprattutto tanti altri modelli di marchi anche conosciuti stanno arrivando. Quindi su questa vorrei che mi dicesse la vostra, cioè cosa fareste? Andreste su un marchio già conosciuto con un modello appunto magari appena lanciato sul mercato con questa motorizzazione elettrica, oppure ancora andreste su un modello nuovo come nel caso di Zeekr, anche a costo di pagare un pochettino di più? Andreste magari a considerare quella che è poi l'efficacia del prodotto in termini anche di dotazioni, di accessori disponibili a bordo, di qualità percepita? Insomma, fatemi sapere la vostra nei commenti. Tornando poi velocemente alla batteria, un altro aspetto importante è la ricarica fino a 200 kW in assorbimento, ma ancora più importante i 22 kW in assorbimento con corrente alternata. Quindi le classiche colonnine che trovate per strada, quelle appunto più diffuse, solitamente lavorano anche sulle elettriche fino a 11 kW, in trifase a 3,7 kW, quindi 3,7 per 3, siamo indicativamente sugli 11 kW, mentre i 22 kW ti permettono di raddoppiare il quantitativo di energia che voi immagazzinate nella batteria nello stesso tempo. Quindi cosa significa? Che in un'ora, ipotizziamo, andate a pranzo, 22 kWh, ipotizziamo di nuovo un consumo di indicativamente 5 km a kWh per quel che riguarda una vettura elettrica media, allora siamo sui 100 km, poco più 110 km, quindi in un'oretta ricaricate 110 km di autonomia. È un qualche cosa che effettivamente può aiutare quando vi trovate magari nelle classiche commissioni quotidiane più in città, dove non è facilissimo trovare delle colonnine fast. Se andate appunto alle fast fino a 200 kW, a quel punto un 10-80% avviene in circa una ventina di minuti. Quindi nel caso in cui poi si voglia viaggiare, magari c'è la colonnina Free2X, quelle che ogni tanto cominciano a vedersi in autostrada, tra l'altro in maniera sembra anche più importante sulle principali vie di comunicazione, a quel punto riuscite a caricare a 200 kW tendenzialmente. Questo porta di fatto a ridurre di molto i tempi di ricarica. È un pacco batteria che lavora a 400 volt, quindi non un'architettura a 800 volt che per adesso rappresenta il top, l'apice, e non sono tanti a proporla sul mercato, ma insomma parliamo di un altro tipo di batteria, anche un altro tipo di costo, mentre sulla chimica siamo sempre sull'NMC, quindi nickel, manganese, cobalto. Queste sono le caratteristiche fondamentali della batteria. Bisognerà poi vedere la gestione termica anche in un periodo un po' più prolungato, come opererà su questa vettura. Nel complesso quindi un'automobile molto interessante dal punto di vista dell'abitacolo, dello spazio interno, tante soluzioni intelligenti, estrema
connettività e tecnologia a bordo, a volte lascia anche un pochettino spiazzati il fatto di avere tutte queste funzionalità disponibili su una vettura che poi deve essere guidata e non utilizzata come un tablet. Però è anche vero che se considerate sempre la questione dei tempi di ricarica delle situazioni, allora a quel punto un pochettino più di divertimento in più che può passare tramite il gaming, tramite l'entertainment magari di video, film, eccetera, allora a quel punto può subentrare, secondo me, ancora di più in un concetto legato proprio a un'esperienza d'uso complessiva. Quindi tutto sommato un progetto che effettivamente nasce già su una buona base, quella del gruppo Geely. Dal punto di vista tecnologico c'è veramente tanto tanto, e soprattutto, ancora più importante, se magari ci sono meno funzionalità a bordo può calare il prezzo, può calare il peso. Una vettura questa che pesa 1960 kg, non un peso esagerato. Perché? Perché se considerate ad esempio una BMW X1 con 2000 turbo diesel X-Drive, quindi trazione integrale, siamo sui 1760 kg, ma con una potenza molto inferiore. E ritorniamo al discorso precedente di apertura, insomma, ci sono delle caratteristiche tecniche anche interessanti su questa vettura. Se avesse magari anche qualche accessorio in meno, ridurrebbe l'esperienza d'uso dal punto di vista premium, ma probabilmente appunto andrebbe a guadagnare ancora quei 70-80 kg in meno magari, che potrebbero ancora avvicinare e chiudere il delta. Vedremo appunto cosa succederà in futuro sulle auto elettriche, e vedremo soprattutto se con l'arrivo di questi nuovi marchi il pubblico reagirà in maniera interessata a questa nuova offerta. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su Quattro Ruote. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci non soltanto qui ma su tutti i nostri social. Ciao, alla prossima.